Oggi parliamo di tutta una serie, peraltro piuttosto anche, come dire, consistente di iniziative di carnevale messe in piedi dalla ginnastica triestina. Lo facciamo assieme ad Alessia Vosten, che è istruttrice junior presso, appunto, di ginnastica artistica Sì. alla ginnastica triestina. Ho visto, Sì. per non confondere gli spettatori come ho fatto io prima, istruttrice junior e la qualifica junior riguarda l'età degli istruttori, non Sì, tanto diciamo di... gli istruttori più piccolini, più giovani, mentre i Ecco. senior sono quelli che sono da più tempo nella società o più anziani. Ok, tu hai, si può dire l'età, perché 18 anni. 18 anni, insomma, vabbè. Allora, dunque, le iniziative di carnevale della ginnastica triestina, fra l'altro, sono iniziative anche, diciamo che sono iniziative storiche, nel senso è Sì. una tradizione. E noi, durante la nostra chiacchierata, vedremo anche alcune immagini. Fra l'altro, la prima che vedo deve essere un dipinto, credo, se non vedo male, ed è veramente bellissimo, se devo essere. Probabilmente si rifarà a questi sono gli addobbi, credo, Sì, della palestra, no? sì. Della palestra grande. Ed è riferito ad adesso o un vecchio No, per quadro? Non No, si sa. no, è È vecchio vecchio, insomma, come... è un Sì. quadro antico. Allora, boh. Si comincia tutto giovedì, il giovedì Sì, grasso, quindi il giorno 20, no? da giovedì 20 fino al 25, ogni pomeriggio dalle 15:30 alle 19:30 sarà per i bambini, sarà sostenuto dall'animazione dall'associazione Gaia Eventi, che fornirà poi servizio di animazione per i più piccoli, mentre quest'anno abbiamo organizzato anche 3 serate. Diciamo il venerdì e il sabato sono per i ragazzi, quindi dai 14 ai 18 anni, con servizio DJ. Ci sarà Martin DJ e Lorenzo Gullo DJ, mentre il martedì ci sarà la serata anni 80 per gli Martedì adulti, proprio, martedì grasso. martedì grasso, sì. E come DJ invece ci sarà il storico DJ della società, che è Sandro Orlando. Quindi anni 80, bisogna venire vestiti Sì, sì, tipo... sì. Come ci si veste da anni 80? Boh, non so. Vabbè, insomma, poi dopo ognuno... Lasciando sfogo alla Sì, fantasia. intanto abbiamo, appunto, incominciamo a vedere delle immagini, sono anche delle immagini storiche che a me piacciono sempre tantissimo. Desumo, io qua non vedo bene, ma penso sia, cos'è, il Politeama Rossetti questo? No, non riesco a Queste capire. sono Boh, beh, insomma. le sfilate, diciamo, Ah, che boh, allora. si facevano con la società. Tutti travestiti dalla carnevale si sfilava. Ho capito. Allora, non so, cioè, in questo, organizzando queste iniziative, la ginnastica triestina recupera un pochettino anche quel ruolo che sta recuperando anche per altri versi, però di essere qualcosa di molto cittadino, di molto aperto, perché insomma immagino che siano aperte non solamente a chi è iscritto alla No, ginnastica, cioè si assolutamente, a può tutti. Sì, partecipare, sì, sì. ok, Anzi, più si è, meglio anche è. perché poi magari dopo uno può anche rendersi conto, i papà che portano i figli possono rendersi conto della struttura, magari se non la Certo. conoscono, eccetera. Quindi è tutto un... Sì. E voi come staff della ginnastica, come collaborate alla cosa? Ah, diciamo che ci stiamo un po' spartendo i ruoli in questo momento, no? C'è chi si occuperà della sicurezza, chi del guardaroba, chi ad esempio aiuta comunque a gestire la musica, l'ingresso, aiutare le persone un po' a trovarsi, essendo una grande società, c'è questo primo momento di spaesamento, no? E nel contempo continuano in quei giorni anche le attività Diciamo che sportive o... per i corsi base le attività finiscono il giovedì 20, mentre per alcune sezioni, soprattutto nel settore agonistico, invece continueranno. Continuano, cioè perché tutto si svolge, immagino, in palestra. Ok, Sì, in quindi sì. una delle palestre più grandi. Allora, ci sono altre iniziative. Dunque, sabato pomeriggio, sempre nel sabato di Carnevale, quindi il giovedì grasso quest'anno è il 20 di febbraio, la prossima settimana, Sì. quindi sabato 22, c'è un'iniziativa che coinvolge la famiglia Umaghese. Sì, diciamo che la sera, cioè il pomeriggio poi raccoglierà dei fondi, il quale poi verrà donato all'associazione Astro, che è l'associazione di animazione del Burlo,
col quale poi abbiamo anche collaborato qualche mese fa. E quindi poi verrà donato appunto Gli alla quarta Astro sono sezione. l'associazione quella dei clown in corsia, ecco, Fanno insomma, questo animazione gruppo, ai bambini animazione del per Burlo. bambini. E poi anche un'iniziativa lunedì mattino, se non mi sbaglio, dove verranno le famiglie di San Luigi per festeggiare il Carnevale. Sì. È Si calano aperto giù con la a 25 e con la 26. Sì, è aperto appunto a più persone possibili e quindi si cercherà di aprire la società anche al mattino, oltre al pomeriggio e alla sera. Ok, e poi c'è anche una collaborazione, se non mi sbaglio, col Padovan, col ricreatorio, no, con la scuola. Con Sì, con la scuola, la con scuola. Ok, quindi abbiamo, insomma, è veramente tutta una serie di di eventi eventi, fitti. penso anche per voi, dal punto di vista organizzativo, insomma, non è roba da poco, perché come dicevi prima, bisogna occuparsi appunto, già cioè, contattare i DJ, la sicurezza. Poi ci sarà anche qualcosa da mangiare, Sì, presumo. il servizio Quindi. bar sarà aperto tutti i giorni, pomeriggio e sera e le mattine quando Da la quanto ci società. lavorate? È Per. da un mesetto quasi, più Ah, o sì. meno. Perché poi, come sempre, le cose fatte per scherzo, nel senso fatte per carnevale, per queste cose qua, poi sono le cose che bisogna farle con più serietà Sì, possibile, perché richiedono una poi. grandissima attenzione, È sì. anche una preparazione molto. Quanti bisogna. Ecco, però in ogni caso bisogna iscriversi precedentemente, Allora, si può venire là il giorno diciamo stesso dell'evento, come che da funziona? oggi sono in vendita i biglietti Ho della capito. nostra segreteria oppure su Ticketpoint. E diciamo che il biglietto standard sono 5 euro, Ok. Ma c'è insomma. la possibilità poi della prenotazione dei tavoli sia nei pomeriggi che nelle serate, c'è un biglietto cortesia per i bambini più piccoli dai 0 ai 3 anni che è di 1 euro. E, sì, sono Tutto diciamo... abbordabile, ecco, insomma, dai, Sì. insomma. E quindi o da voi in sede, in Alla, sì. orari? Allora, o mattina o pomeriggio, diciamo che la mattina Ok. sono aperti lunedì e mercoledì, mentre pomeriggio tutti i pomeriggi. Ho capito. Ticket Point è quello in Corso Italia, no? Sì, in Corso Sì. Italia, nella. Sì. E quindi, insomma, nei consueti spazi dove si acquistano i biglietti, eccetera. Allora, parliamo un po' di ginnastica adesso, però, poi Va bene. dopo torniamo magari, come diceva Mike Bongiorno, a dare i ragguagli per le iniziative. Dovendo definire la ginnastica artistica, che cos'è esattamente? È uno sport, si estende su più tipologie di attrezzi, quindi sicuramente interattivo e sempre stimolante. E si differenzia in ginnastica artistica femminile e maschile, perché gli attrezzi poi cambiano, diciamo, ha una base comune e poi si differenzia. E con la femminile posso dire che è presente la trave, le parallele, volteggio e corpo libero. E ogni attrezzo poi ha un suo metodo di giudizio con relativi punteggi per ogni Capito? esercizio. E, diciamo che la base poi è che la ginnasta esprima sempre se stessa durante l'esibizione. E a E là però, proposito... ecco, come si fa? Nel senso, l'esibizione deve tener conto di parecchi fattori, no? Per esempio, Sì. e come uno. Riesce ad innovare, mettiamo così, un esercizio, eccetera. È possibile? Rinnovare un Sì, in qualche esercizio? modo inventarsi qualche cosa, eccetera. Oppure, diciamo, ci sono delle, come posso dire, degli esercizi, diciamo così, già strutturati. Sì, sono già Ho strutturati e si capito. cerca di, diciamo, rappresentarli in modo più pulito possibile, più Ok. perfetto. Inventare un esercizio è difficilissimo in quanto supera moltissimi step e in più bisogna poi presentarlo a gare molto più importanti, molto molto importanti. E quindi sì, solitamente si cerca di rappresentare un tipologia di esercizi già prestabiliti. Ho capito. Questo non prevede la musica. Il Il corpo libero solo. corpo libero, sì, che è altro. Come funziona, per esempio, a che età si incomincia? I Si inizia di solito verso i 3 anni. 3 anni. Ah già, che stupido, se anch'io ho fatto a mio tempo, sì, ero bambino piccolo, sì, vero. Dai 3 ai 5 anni solito c'è comunque movimenti di base per il coordinamento e l'equilibrio,
e poi dai 6 in su invece si inizia un qualcosa di più tecnico, più specifico. E l'età, diciamo, a parte che poi, mi rendo conto, è un discorso abbastanza difficile da fare perché poi, voglio dire, lo sviluppo cambia da ragazzo a ragazza, per cui qualcuno può essere più sviluppato a 14 e uno magari ci mette un po' di più. E io mi ricordo il mio nipote, poverino, fino a 12 anni, fino a 14 anni era una specie di nano, non lo vedevo da un mese e mi sono visto davanti un castron, per cui insomma c'è anche questo da dire. Però, diciamo così, c'è un'età in cui si può già dire, boh, su questo possiamo anche puntare, è brutto come termine, però insomma c'è un'età in cui uno può capire che il suo corpo lo porterà a. Sì, sicuramente più si è piccoli, poi più è facile imparare nuovi esercizi, no? Quindi gli insegnanti solito tendono poi a guardare, diciamo, a selezionare forse i bambini dai 5 fino agli 8 anni. Poi, insomma, diciamo che c'è sempre spazio Però, per esempio, dai 5 agli 8 anni, immagino che si debba anche un po', come dire, insegnare anche una certa disciplina, cioè, adesso non vorrei dire anche non mangiare questo, ma come si fa a un bambino, No, no, non è ancora. questo no, Ah, assolutamente. ok, No, boh. no, Poi dopo no. sì, però, quando uno cresce. Più serie sono le competizioni, allora sì, più serio è poi anche il regime da seguire, ma se Però là no. entriamo in un discorso appunto Sì, più alto più come. alto, eccetera, insomma. Non so se è capitato anche a voi, ma è una domanda che io faccio molto spesso in questi ultimi anni. Per esempio, gli orari in cui un ragazzo pratica sport al di fuori degli orari scolastici. È cambiato un pochettino, diciamo così, gli orari con il fatto che non andando più a scuola il sabato, io penso che quelle ore che tu perdi al sabato devi in qualche modo recuperarle durante gli altri giorni della settimana e quindi si torna a casa da scuola più tardi, magari di un'ora, però un pochettino più tardi. I vostri orari hanno risentito di questo oppure no, Beh, fondamentalmente? fondamentalmente no, Ah, diciamo che ok. poi la fascia più numerosa è dalle 4:30 alle 5:30 circa, ogni Quindi sì, pomeriggio. se riescono, quindi sì. Sì, però in realtà non abbiamo risentito particolarmente, Ah, boh, questo è bene, perché secondo me è un problema non da poco. E gli allenamenti quanto durano? Cioè, variano a Dipende seconda sempre del. dell'età e soprattutto se si è in corso base o diciamo in un agonismo o un promozionale. Generalmente un'ora più o meno. Con i Un'ora bambini più sempre. piccoli un tre quarti d'ora, poi con i ragazzi più grandi magari un'ora e mezza, un'ora e un Sì, a quarto. seconda poi Sì, anche sì, sì, del. sì. Fino a che, dovevo farla prima come domanda, la recupero adesso. Fino a che età si pratica la ginnastica artistica a determinati livelli, insomma? A determinati livelli, diciamo fino ai 20 anni più o meno, però poi diciamo che non c'è un limite fisso di età. Ecco, Sì. quindi a livelli importanti una ventina più o meno, perché comunque. Cioè, pensavo Sì. andasse avanti un pochettino di più, però sì, vabbè, del Sì, è resto. soggettivo, poi dipende da come ne risente il fisico, ovviamente, no? 20, magari 25, Sì, però però. ecco, non oltre i 30, adesso diciamo No, così. no, 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 generalmente no. pensavo. È già perché magari poi dopo uno, se si sposa, magari ha figli, eccetera, penso che possa, soprattutto le donne, perché l'uomo si sbriga presto su queste cose. Nel caso tuo, per esempio, quando hai incominciato? Io ho iniziato a 11 anni, che è anche abbastanza Che è tardi abbastanza tardi, sì, per come. questo. Sì, 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 E sì. attratta da cosa? Dall'innovazione continua, in realtà, dal fatto che è uno sport in cui non ci si annoia, non è stanziale, no? Cioè, non ha dei movimenti di base e poi basta, si impara sempre qualcosa di nuovo ed è, ti pone sempre davanti a nuove sfide. E poi mi pare di capire che è uno sport in cui incominci subito come posso dire? Anche ad avere delle soddisfazioni, nel senso che sappiamo benissimo che ci sono degli sport o anche delle altre attività in cui c'è un periodo di rodaggio anche piuttosto lungo. Mi pare di capire che già i bambini possono anche Sì, divertirsi sì, con. sì. E io mi chiedo sempre, da uno che in età adulta non ha praticato sport, qual è il confine fra il momento
sportivo, chiamiamolo così, come divertimento e il momento sportivo come agonismo. Immagino che ci sia un momento in cui uno anche deve decidere come andare avanti. Beh, penso che alla fine il divertimento sia un po' la base di entrambi, Sì. no? E diciamo che è un momento in cui si inizia a fare un qualcosa di più serio, gli allenamenti sono più mirati, sono anche più, diciamo, determinati Sì. a un obiettivo, allora lì forse si può parlare di un agonismo, di un qualcosa di più mirato e specifico a. Cambia l'approccio del ragazzo al. Beh, richiede forse più serietà o più concentrazione, però di base si spera sempre di dare la stessa positività che si ha anche negli altri tipi di allenamento. Sì, perché ripeto, se uno non deve divertirsi, Infatti, se infatti. non è il caso di. È uno sport che si vede poco in televisione, È vero, sì. no? Però mi pare di capire da quello che sento, da quello che non è uno sport che ha crisi di vocazioni, come si dice, No, eccetera. no. Secondo te qual è la molla che spinge un ragazzo, una ragazza a praticare questo sport che non ha la visibilità del calcio, non ha la visibilità. Boh, insomma, se vogliamo. Ormai la televisione generalista solo calcio mostra a livello di sport, gli altri devono andarli a cercare nei vari canali. È Però, vero. che cosa, come si Beh. conosce, per esempio, la ginnastica artistica? Beh, penso al momento in cui ci sia una passione che spinge a praticare questo sport, visibilità o meno, Sì, poco uno poi dice mi importa. piace, mi diverto, ho Sì, soddisfazione, boh, che poi sia uno assolutamente sport. sì. Poi in realtà per ricercare questo sport ci sono canali YouTube, c'è comunque gli eventi più importanti, quindi mondiali, Sì. comunque le gare poi Ma vengono. vale anche qua, come per esempio, non so, in altri sport tipo la vela, la tradizione familiare o non tanto? Non tanto, dipende dai singoli casi, però non è famosissimo, Ho diciamo, capito, non è questo. come sì, e penso che sia anche uno sport che non richiede grosse spese per quanto riguarda, come si dice, l'abbigliamento, eccetera, perché Beh, diciamo che invece sì, qua sbaglio sì. Ah sì? ha le sue particolarità, diciamo, sì. Perché? Perché qua. Comunque i body sono fatti, almeno per la femminile, di un materiale Ah, ho parecchio capito. elastico, quindi non Sì, conta sì. magari la figura quanto più il materiale. Nella maschile anche, soprattutto. E poi abbiamo comunque diciamo, i paracalli per utilizzare le parallele, determinate attrezzature, quindi Sì, anche no, io quello. vabbè, quando facevo io 50 anni fa, braghette, maglietta è fatta, Sì, insomma, beh, in quindi allenamento si è un po' sempre. evoluto dalla fine degli anni 60 in qua. E per quanto riguarda, per esempio, questo è un altro argomento che ogni tanto salta fuori, e io non voglio mai compromettere chi è vicino a me perché non è corretto, però il rapporto con la scuola, no? Nel senso, si sa che nel nostro paese, soprattutto purtroppo, il rapporto fra scuola e sport è un rapporto che forse adesso sta incominciando a crearsi troppo tardi rispetto ad altri paesi dove insomma si sa che le cose funzionano in maniera diversa. C'è sempre quest'idea che lo sport sia, virgolette, più tollerato che supportato dalla scuola. È vero, sì, a volte Ancora sì. così. Non tantissimo, non è così marcato, però a volte sì, diciamo, a scuola stessa viene sempre detto di mettere lo studio davanti allo sport, che è Certo, sì, giusto, però se ovviamente. uno. Forse nel momento in cui si creerà un supporto, entrambe ne potranno agevolare di questa, diciamo, Sì, convenzione. perché sennò non se ne viene fuori, ma è un discorso che a scuola vale purtroppo anche per il teatro, per esempio, per la musica, insomma, no? Non Sì. c'è questo. Forse ormai, ma ripeto, è un'impostazione che temo sarà difficile Beh, da. diciamo che negli ultimi anni comunque si cerca di convogliare scuola col teatro, con lo sport, ci sono molte associazioni che cercano di. Sì, però sempre esterne, no? E Sempre invece esterne, dovrebbe sì. essere qualcosa, per come la vedo io, che dovrebbe partire dalla Dalla scuola. scuola. Oh, non, dime io, no, non, mi do non dobbiamo dimenticare che ginnastica triestina non è soltanto ginnastica artistica, ci sono anche Assolutamente. altre realtà. Quanti sono più o meno le discipline
Sono molte, negli ultimi anni crescono sempre di più, per fortuna. Abbiamo quelle più importanti, cioè più storiche che importanti, come lo scherma, il basket, ginnastica artistica, la danza. E poi negli ultimi anni comunque siamo, diciamo, aperti a moltissimi altri sport. In più quest'anno abbiamo aperto la sala fitness, quindi anche chi non pratica uno sport ma vuole praticare un'attività, diciamo, fisica può venire. E, diciamo che si trova un po' di tutto, ecco. Ma non quelle robe strane tipo curling, quelle cose là, quelle no, No, non siamo sono, ancora. cioè sport sport, non ste, no. Sì, questi che poi sono sport olimpici, perché poi magari è anche vero che il pattinaggio artistico, per esempio, non è sport olimpico e mi pare una roba veramente che non sta nel cielo né in terra, insomma. Nuoto sincronizzato e sport olimpico, boh, io vabbè, sono cose che che io non riesco a capire, insomma. O chi volesse in qualche modo conoscere la realtà della ginnastica triestina, boh, cioè, sì, ormai quando io faccio questa domanda, la risposta più che mi capita di sentire, abbiamo un sito. Ormai, allora, detto che c'è un sito, però immagino che si può anche venire a vedere la sede, non so se qualcuno Assolutamente. volesse iscrivere il figlio, eccetera, può fare un giro con il bambino nella sede, Sì, può vedere, ecco, insomma, beh. questo è anche importante, no? Quando può venire? In Assolutamente. orari di apertura? Beh, la società è aperta tutti i pomeriggi, dalle 4 tendenzialmente, lunedì e venerdì. E diciamo che poi tutte le informazioni appunto si trovano sul sito Sulla famiglia internet, pagina Facebook? Facebook, pagina Instagram. Però è vero anche che il modo migliore per conoscere è venire di Anche venire a persona. vedere, sì. Sì, oggi mi pare, tra una roba e l'altra, mi pare di essere Mike Bongiorno, no? Dice: nonni, se volete accompagnare i vostri bambini, portateli. Allora, ci abbiamo verso la conclusione, quindi torniamo a parlare delle iniziative di Carnevale. Tra l'altro, se io riesco poi a orientarmi nei miei appunti, faccio anche una bellissima figura. Dunque, incomincia tutto giovedì della prossima settimana, Giovedì con i 20. bambini. Pomeriggio verso che Pomeriggio, ora? 15:30, 19:30 c'è l'animazione per i bambini più o Ok, meno. perfetto. Ah, ma questo si riferiva difatti proprio a voi. Poi dopo ricordatevi che ci sono anche tre appuntamenti serali. Sì, il venerdì e il sabato per ragazzi dai 14 ai 18 anni, mentre il martedì c'è la serata DJ per, diciamo, gli adulti, che è tema anni 80. Ok, e poi invece c'è anche un appuntamento lunedì. Con questi di San Luigi che possono venire la mattina, no? Sì, al E mattino. invece sabato pomeriggio questa iniziativa che coinvolge anche la famiglia umaghese, il ricavato di questo pomeriggio andrà a favore dell'associazione Astro. Se non mi sbaglio, la famiglia umaghese credo siano venuti anche i nostri ospiti qualche volta e propongono anche dei concerti, delle cose, no? Quindi c'è. Allora sì, allora ricordo correttamente. I biglietti per partecipare, insomma, a questi. A parte che se uno vuole può andarsi a farli, può farli tutti. Sì, assolutamente. Sì, sarebbe un po' strano, ma comunque se uno vuole può Beh. partecipare a tutti quanti, li trova o nella sede della ginnastica triestina aperta di pomeriggio, oppure può Ticket point. prenotare al Ticket Point. Boh, mi pare che abbiamo Sì. detto tutto quanto. Io ringrazio Alessia Bosten per essere stata con noi. Alessia è Grazie una delle. Dammi del tu, per l'amor di Dio, che dà a te. un'idea. Già l'idea che tu abbia tre volte meno la mia, insomma, dammi del tuo, che insomma aiuta Sì, un sì, sì. pochettino. Istruttrice junior appunto della ginnastica, di ginnastica artistica presso la ginnastica triestina. Noi abbiamo chiuso, grazie Alessia, buon lavoro non soltanto per l'organizzazione di questi avvenimenti del Carnevale, ma insomma per tutto quello che riguarda la ginnastica triestina, che è una cosa che Trieste sente veramente come sua. Insomma, è sempre meglio però ricordare queste cose, no? Perché dopo, quando si danno le cose per scontate, poi ci si dimentica. Invece facciamole presente, parliamone sempre, sempre più spesso.
Allora, noi ci vediamo domani alle 17:30. Nella seconda parte parleremo anche di cinema, perché sapete che c'è stata un'edizione degli Oscar bruttissima dal punto di vista della cerimonia, però molto curiosa per quanto riguarda i verdetti. Niente, buon proseguimento, c'è il telegiornale alle 19:30 e noi ci vediamo appunto domani alle 17:30. Grazie a tutti e buona serata.